condensatori che stanno nella scheda della lavatrice che fanno questo tipo di filtraggio, voi sentireste la radio gracchiare, un tipico esempio. Questa è una tabella in inglese, ma di semplice lettura, che vi racconta sostanzialmente, brevemente, quali sono le principali applicazioni dei differenziali ad uso domestico, piuttosto con i computer, piuttosto che con le linee di ricarica, per il modo di ricarica tipo 1, tipo 2, per la ricarica modo 1, modo 1, modo 2, piuttosto che modo 2, modo 3, con quindi la corrente alternata. Poi c'è il differenziale tipo F, nel mondo ospedaliero, per poi andare nel mondo degli UPS single phase o tre fasi o monofasi, per poi approdare al mondo del fotovoltaico e dell'inverter. La stessa tabella è un pochino più ampia, la trovate nella nuova guida, dove in questa guida c'è un riassunto delle applicazioni e dei rispettivi differenziali da utilizzare come raccomandazione. E comunque la trovate nella presentazione che vi sto lasciando. Norme di riferimento sono la prima è la 61008 riferita ai differenziali puri assieme a monoblocco, chiamiamoli così, e la 61009 quella che si riferisce ai differenziali che devono essere accoppiati a un dispositivo, un interruttore termomagnetico. Questo è il concetto di immunità. Voi vedete che per rendere il differenziale, cioè per testare e verificare che un differenziale sia immune sostanzialmente a dei disturbi, viene provato con una forma d'onda 820, tipo quella degli scaricatori, tanto per intenderci, con un valore di corrente che varia a seconda del tipo di differenziale che noi vogliamo verificare. Voi vedete che la PR, quel tipo A, tanto per intenderci tipo PR, regge 3000 ampere, mentre quelli selettivi, quelli S, targati S, reggono 5000 ampere. Quelli normali poche decine di ampere, tanto per darvi un'idea. Quindi, cosa succede? Succede che in una parte dell'impianto potrebbe valere la pena utilizzare per alcuni carichi particolarmente sensibili al fatto che devono continuare a fare il proprio mestiere durante l'esercizio, durante la vita, potrebbe valere la pena di utilizzare la PR e non un differenziale istantaneo. Qui abbiamo voluto per scherzare mettere un frigorifero che si scongela, ma voi pensate a un letto di decubito per esempio, o la macchina dell'ossigeno per una persona anziana che è allettata e che non può permettersi il lusso di avere quella linea interrotta perché in quel momento c'è un temporale. Vivete sempre voi l'esperienza nella vostra testa prima di delle persone prima di iniziare a mettere mano al progetto. Mi raccomando. La PR funziona in modo molto abbastanza semplice, funziona perché nel fotoro sostanzialmente c'è un sistema che filtra sostanzialmente il segnale che il toro sta leggendo e per questo sistema di filtraggio, diciamo così, impiega un po' di tempo prima di verificare che questo segnale sia un disturbo temporaneo piuttosto che un guasto vero e proprio, pertanto sposta la sua linea di intervento un pochino più in alto rispetto all'intervento di un interruttore ritenuto cosiddetto istantaneo, pur restando chiaramente nella famiglia dei dispositivi istantanei, quindi idonei alla protezione delle persone. Tradotto in un grafico, noi abbiamo sempre a che fare con l'istantaneo, che è questo qui giallo, in fascia gialla,
l'APR che si solleva leggermente, pur restando sotto la linea rossa che sto rimarcando in questo momento, che è la linea di intervento ritenuta invalicabile per la protezione delle persone. Il tipo S, quello ritardato, tanto per intenderci, naviga in quest'area, tanto per essere chiaro. Altra funzione importante è quella delle differenziali di tipo AE. Cosa vuol dire? Allora, immaginatevi di voler interrompere per motivi di necessità, in quell'istante che volete fare voi chiaramente, un circuito, quindi un carico. Potrebbe essere un ascensore, una scala mobile, molto più semplicemente quelle scale mobili, chiamiamole così, quegli oggetti che permettono alle persone anziane di passare dal piano terra al primo piano dell'appartamento. In caso di necessità, voi volete sganciare l'alimentazione a quel circuito. L'idea che vi verrebbe è quella di mettere un pulsante rosso, classico pulsante rosso, che schiacciato va a sganciare tramite la bobina il differenziale. La domanda che uno si pone è: il circuito è sempre integro? Siamo sempre sicuri che quel cavetto che mi porta allo sgancio del differenziale non sia stato mangiato da un topolino? O magari quel tempo sia ancora funzionante? O vi mettete lì tutti i mesi a fare la prova, senza avere la certezza però che al momento del bisogno possa funzionare, oppure dove fate delle scelte? Le scelte possono essere a questo punto doppia natura, diciamo così. Una natura legata a una bobina, per esempio, di minima tensione. Ogni volta che scende la tensione di sotto un certo valore, quella viene disecitata e quindi va a sganciare sostanzialmente il differenziale, a costo anche di essere sì da un lato efficace, ma anche un po' rompiscatole, un po' troppo invasiva, perché potrebbe intervenire quando non lo vogliamo, oppure a questo punto pensare di utilizzare un differenziale di tipo AE della BB. Lo si vede subito, lo si riconosce subito, perché lui ha sostanzialmente due buchini sul lato sinistro, lo vedete come da fotografia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi faremo passare il circuito, il pulsante di sgancio attraverso il toro con un doppio avvolgimento, uno discorde rispetto all'altro, in modo tale che quando il circuito non viene interrotto, la corrente passa in un senso e nell'altro senso riesce, quindi si annulla sostanzialmente e non crea nessuno squilibrio all'interno del toro. Nel momento in cui c'è un problema, la corrente a questo punto non è più, la somma delle correnti non è più zero, pertanto il toro vede la somma di due correnti e sgancia immediatamente. In questo caso che cosa significa? Significa che io ho la certezza dello scatto voluto quando io voglio, perché vado io a creare quel disequilibrio di correnti sul toro stesso. Potrebbe succedere che senza toccarlo quel circuito si disalimenti, si stacchi. Questo allora cosa vuol dire? Vuol dire che il tempo, il topolino o qualcun altro ha creato una discontinuità nell'alimentazione del cavo e praticamente ha dato a eccitare la corrente, il toro, attraverso un valore di corrente che la cui somma non è più nulla. E a questo punto è giusto che sia intervenuto, ma noi abbiamo la certezza del fatto che lui è intervenuto e perché è successo un evento che ci avrebbe impedito di aprire il circuito quando noi volevamo aprirlo. Il concetto quindi è che in questo caso abbiamo l'evidenza del fatto che quel circuito non era più integro per poter garantire la sicurezza. Ok? Quindi l'uso di questo differenziale potrebbe
essere estremamente utile ai fini della sicurezza all'interno di un impianto. E adesso vengo a cercare di rispondere, senza sollevare troppe polemiche, a quelli che scrivono sulla scala, diciamo così, dell'immunità dei differenziali, se la vogliamo chiamare così. Riprendiamo un attimo il tema dei differenziali, ricordandoci appunto che il tipo C è quello della sinusoide, il tipo A è quello che ha la sinusoide per la più lunga, non passa mai sotto lo zero, e fino a 6 mA. Poi abbiamo un tipo F che aggiunge a un valore multifrequenza e arriva fino a ondulazioni da 10 mA. E poi abbiamo il tipo B, dove introduciamo anche il concetto della corrente continua attraverso questo sistema. Perfetto. Chiarito questo, che cosa dicono le norme? Le norme, che non sono la norma italiana, ma sono due norme EN, o meglio, non è una norma CE, diciamo le parole delle cose giuste, non è una norma CE, ma è una norma EN, quindi valida anche in Italia se non è coperta la norma CE, dicono questo, che nel momento in cui si fa una scala di differenziali da monte verso valle, quello di monte, man mano che si va verso monte, tanto per intenderci, quindi si va dal basso verso l'alto, io devo aumentare la prestazione ai fini dell'immunità del differenziale o lasciarla uguale a quello che c'è sotto, ma non posso mai ridurla. In altri termini, se il mio carico viene gestito perché lo richiede la BB, per esempio, con un differenziale tipo F, perché sto proteggendo, che ne so io, un inverter, butto lì un qualche cosa, questo differenziale, se viene montato, se viene agganciato sotto il generale, eccolo qua, deve far sì che il generale abbia anche lui almeno un tipo F. Se invece voglio lasciare il circuito così com'è e lasciare il tipo A o AC impostato, devo passare a monte del dispositivo. Questo è quello che dicono le norme EN50178 e la EN62477. Ok? Quindi, e si esula sostanzialmente dal 64.8 norma impianti e si abbraccia il mondo della EN, che è valido chiaramente anche sul territorio nazionale. Questo è quanto dicono queste norme. Tradotto in parole più semplici, questo non lo possiamo fare, tipo B col tipo A, quello che possiamo fare a questo punto è andare sopra o eventualmente trasformare nell'immagine precedente anche questo in tipo B, almeno pari alla tipologia di differenziale che trovavamo. Definito questo aspetto, come ho ricordato anche questo aspetto, è arrivato il momento della terza domanda per sapere un attimino se mi state seguendo ed eventualmente che cosa devo ripetere. Ok, passiamo alla regia che ci proietta la terza domanda. Terza domanda dice, la cascata di differenziali che prevede a valle lato carico un differenziale immune alla saturazione e a monte verso il contatore, quindi verso l'alto, un differenziale meno immune, non è ammessa, è ammessa e è tabellata dal costruttore, secondo chiaramente la normativa vigente. Aspettiamo il solito minuto.
aspettiamo la scadenza del tempo e poi analizziamo i risultati. Ottimo, qualche secondo per l'elaborazione dei dati. Ok, in questo caso la stragrande maggioranza ha risposto in maniera corretta, la norma EN non lo ammette e quindi è sicuramente errata la risposta B, per coloro che hanno dato la risposta B che dice che è ammessa. Non sospendo ogni commento, ogni giudizio su coloro che tabellano queste possibilità, prendendo però chiaramente la responsabilità di quello che vanno a scrivere nei documenti. A livello normativo la EN lo vieta. Bene, possiamo riprendere la presentazione toccando un altro tema che con gli edifici di oggi potrebbe centrare poco, che è il tema degli AFDD. Perché dico potrebbe centrare poco? Perché gli AFDD non sono previsti nella casa della Sciura Maria a livello normativo. Però seguite un attimino il mio ragionamento e poi lascio a voi se vale la pena o no introdurli nei progetti che voi andate a fare. Queste sono delle immagini catturate da internet chiaramente, ma che ben rappresentano la voglia dell'italiano meno dell'italiano medio del fai da te. Ci forano i muri, si fa la tripla, della quadrupla, della quintupla all'interno di una presa, generando sovraccarico tanto chi se ne accorge, se il cavo è spelato del ferro da stiro chi se ne frega, tanto è la suocera che stira e non devo stirare io, e pertanto io non rischio assolutamente. Andiamo a vedere un attimino cosa dicono i Vigili del Fuoco. Questo è l'annuario recentissimo dei Vigili del Fuoco sulle statistiche di incendio dell'anno 2020. Le statistiche di incendio, lo vedete dalla freccia, per quanto riguarda gli appartamenti, sono tra le più alte in assoluto accertate. Quindi l'incendio dovuto agli impianti elettrici all'interno degli appartamenti è tutt'altro che trascurabile. È una delle principali cause di incendio all'interno delle nostre case. La facciata quindi degli impianti sicuri. Allora, se così è, cerchiamo di capire quando vale la pena sostanzialmente di introdurre gli AFDD, anche se non esplicitamente previsti per la Sciura Maria. Infatti, gli AFDD sono previsti nei luoghi a maggior rischio di incendio nella sezione 751, che sono esattamente quei luoghi soggetti a vincolo artistico piuttosto che monumentale o destinati alla custodia di beni insostituibili. A parte il fatto che un bene insostituibile dice tutto, dice niente, perché per me la lavastoviglie potrebbe essere insostituibile a prescindere da ogni cosa, a parte il fatto questo concetto, ma in linea di principio io non sarei soggetto nel mio appartamento a questo tipo di prescrizione. Però la logica dovrebbe essere la seguente. Noi se facciamo un impianto male, soprattutto lo facciamo fare dall'amico, del cugino, del parente che ci viene a mettere in casa, va a sistemare in casa, che ne so io, un alveolo di una presa e non mi stringe bene quel contatto, oppure come se ne vedono in tanti appartamenti, mi fa una prolunga con il cavetto da quella presa a un'altra presa perché mi serve un'ulteriore alimentazione dell'apparecchio che mi sono comprato e che mi serve, con un cavo di cui non capisco nulla ma che non è idoneo
a quel tipo di applicazione o soprattutto non ha la sezione adeguata e l'alveolo stesso, come dicevo prima, non è adeguato a portare il tutto, voi capite bene che si va a innescare quello che in gergo tecnico si chiama guasto di tipo serie, ovvero c'è un surriscaldamento, un passaggio inferiore di corrente e un surriscaldamento della presa stessa che potrebbe generare a questo punto un incendio. Questo tipo di surriscaldamento non viene visto chiaramente dall'interruttore magnetotermico, assolutamente no, perché si va a lavorare a sinistra della caratteristica di intervento dell'interruttore e pertanto ha la necessità di essere intercettato da questo dispositivo specifico che è la FDD, il quale integrato assieme all'interruttore ci dà la possibilità di verificare per l'appunto quei guasti elettrici di tipo serie che si possono verificare nell'appartamento e quindi disalimentare quella linea evitando l'incendio, il sovraccarico, il surriscaldamento e quindi il possibile incendio. Analogamente lo stesso differenziale non sarebbe in grado di poter intervenire in quanto lui rileva i valori di dispersione verso terra, non certo i guasti di tipo serie, e laddove ho messo una linea protetta da differenziale posso integrare anche in questo caso specifico la FDD. Come funziona la FDD? La FDD ha una caratteristica di intervento a tempo dipendente, esattamente come un interruttore modulare, in modo tale che più è elevato il guasto che lui rileva del passaggio di corrente, più è rapido nel suo intervento secondo una specifica norma ISI che è la 62606. Cosa vuol dire al lato pratico, tanto per capirci, qual è il vantaggio di avere questo FDD? Il vantaggio di avere l'FDD è quello di spostare la caratteristica di sensibilità dell'interruttore verso sinistra. Allora, se c'è un guasto di tipo serie, c'è una quantità di corrente inferiore che sta passando, quindi questo valore di corrente sarebbe in quest'area, ma l'interruttore abbiamo detto che non interviene al di sopra di 1,13 valore di IN, tantomeno interverrà per valori più bassi di IN, è lì che continua tranquillamente a dormire, lo farà nel momento in cui ci sarà un reale sovraccarico o un guasto. Nel momento in cui però un guasto di tipo serie, il cane da guardia FDD si accorge sostanzialmente che c'è un qualche cosa di anomalo nell'impianto, perché fa la sovrapposizione di certi segnali con elettronica dedicata, e a questo punto dirà all'interruttore di sganciare. E come sostanzialmente se noi spostassimo, come dire, la caratteristica di intervento dell'interruttore che abbiamo adottato verso sinistra, rendendolo sensibile anche a questo campo di effetti delle correnti. Ok? Un altro aspetto interessante che ci aiuta nella protezione questa volta da sovratensioni di rete, quindi quelli a 50 Hz, tanto per intenderci, è che per costruzione gli AFDD sganciano oltre il valore di 275 volt. Attenzione, sto parlando di tensioni di frequenze di 50 Hz. Uno potrebbe dire, ma allora a questo punto diventa uno scaricatore? Assolutamente. Bisogna capirci che cosa si intende. Diventa uno scaricatore ai fini dell'effetto, cioè che lui va a interrompere sovratensioni superiore a quel valore indicato dalla freccia. Ma attenzione che lui funziona a 50 Hz, mentre lo scaricatore a 50 Hz crepa. Ok? Lo scaricatore, lo vediamo tra un po', lavora per per sovratensioni di tipo impulsivo, non certo a frequenza 50 Hz. Attenzione che se lo cablate assieme a un differenziale sono sicuro che avrete da divertirvi, perché avrete il pulsante di test del differenziale, che sono sicuro che voi tutti i mesi lo fate, è vero? E poi avrete anche il pulsante di test della FDD,
che va attestato anche questo tutti i mesi. Quindi vi metterete d'accordo, la moglie lo farà il primo sabato del mese e voi lo farete l'ultimo sabato del mese con la FDD e vinca il migliore. Ok? Commenti? Allora, rispondo a questa domanda che è arrivata sulla FDD, come si fa a distinguere che sia per colpa della FDD e non dell'interruttore? Attraverso queste finestrelle. Qui ci sono delle finestrelle che stanno a indicare se è scattato sostanzialmente l'interruttore o se è scattato per la FDD. Quindi è la FDD che vi dice se effettivamente c'è stato un guasto di tipo serie oppure se è l'interruttore che è scattato per conto suo. Quindi abbiamo anche la possibilità di discriminare la tipologia di intervento. Perfetto. Adesso parliamo di fulmine, o meglio, scaricatori di tensione. Perché ci sono delle novità nuove, abbiamo visto nella 64.8, ma è sempre comunque un tema di tante domande sostanzialmente che ogni volta mi porta via più tempo del necessario perché le domande, spero magari questa volta no, sono sempre tante. Bella fotografia, molto interessante, ci piace un pochino meno quando gli effetti di questi fulmini sono piuttosto distruttivi. E qui vabbè, ci sono delle fotografie che parlano da sole che è inutile commentare, no? Su quello che fa il fulmine. Scusate, ma parliamo di definizioni, o quantomeno di capire quali sono i parametri più importanti all'interno di queste definizioni per quanto riguarda la scelta poi dello scaricatore. IFI è il valore nominale dell'interruzione di corrente susseguente, tradotto in parole povere è il potere di interruzione dello scaricatore. Un kiloampere. ISCCR è il potere di interruzione dello scaricatore aiutato da un dispositivo, come dice la definizione, di distacco specifico a monte. Quando andiamo a parlare del tipo 1, devo ricordare di dirvi perché serve questo oggetto. Poi c'è il livello di protezione della tensione UP. Per il momento, diciamo che il valore di tensione che io mi trovo ai capi del mio scaricatore al passaggio quando lui scarica. Quindi questo è il valore di UP, che diciamo che è il valore di tensione di protezione. Non è proprio così, ma per questo momento ci fermiamo qui. Quindi quando lo scaricatore si chiude, tra virgolette, in cortocircuito scaricando verso terra, fa passare un certo valore di tensione che noi chiamiamo tensione di protezione. UW invece è il valore massimo di tensione impulsiva che il carico è in grado di tollerare. Più il carico è la componente elettronica è dedicata, più questo valore potrebbe essere basso. Non più tardi di qualche settimana fa, un mese fa, ho dovuto cambiare la lavatrice per il semplice fatto che la scheda elettronica si era rovinata. Pertanto una sovrattensione l'ha resa inutilizzabile. E quindi, siccome il costo della scheda elettronica è equivalente quasi a una lavatrice nuova, alla fine della fiera prendi la lavatrice e la dai via e ne compri una nuova. Però quella lavatrice probabilmente con quella scheda aveva un valore UW che non so io magari di 1500 volte, tanto per dare un numero. Se prendete dei macchinari ancora più delicati che possono utilizzare le persone con una certa disabilità, potreste trovare dei valori ancora più bassi. Quindi la vostra UP di prima deve tener conto della robustezza, passiamo così, del carico in termini di UW.
UC è la massima tensione continuativa di sotto della quale lo scaricatore non